OBS Studio per registrare e fare live streaming in 10 minuti. Riusciremo a fare in 10 minuti quello che abbiamo spiegato in un tutorialone di circa un'ora? Beh, ci proviamo, nel caso poi approfondite nella guida completa che trovate sempre in questo canale. Mi raccomando, venitemi a trovare su Telegram per avere risorse, link, contenuti extra e buttiamoci subito in OBS Studio, che è il software più utilizzato al mondo e probabilmente anche il più completo, il più efficace, anche se ci sono delle buone alternative, per fare live streaming e registrare video in maniera totalmente gratuita e open source. Si scarica da obsproject.com per il sistema operativo che gradite utilizzare e nel momento in cui lo lanciate, OBS Studio vi propone di effettuare la configurazione automatica, che potete scegliere se effettuare o meno. In questo caso direi di sì. Dobbiamo decidere se vogliamo ottimizzare le impostazioni per fare dirette o per fare registrazioni. Naturalmente scegliete in base all'utilizzo che prevedete di farne e comunque poi si possono modificare queste stesse impostazioni. In questo caso scegliamo per le registrazioni. Andiamo a selezionare quali sono le preferenze che preferiamo, scusate il gioco di parole, utilizzare. In questo caso accettiamo tutto come lui ci propone, poi andiamo a modificarlo nel dettaglio nelle impostazioni. Clicchiamo quindi su Avanti, clicchiamo su Applica le impostazioni e andiamo per l'appunto come prima cosa proprio in Impostazioni, qui sulla destra, per andare a scegliere quali sono i settaggi migliori per questa applicazione. Naturalmente il dettaglio dipende dal vostro sistema operativo, dal vostro computer, dal vostro scopo finale. Quello che vi faccio vedere è che in questo momento in OBS noi vedremo un grosso quadratone nero, che è quello che viene mostrato agli spettatori quando vedranno il nostro video, sia esso registrato oppure in diretta. Naturalmente in questo momento non vedrebbero nulla, perché nulla abbiamo inserito in OBS. Vediamo le scene, che sono le inquadrature diverse che noi possiamo selezionare, vediamo le fonti, che sono il contenuto dell'inquadratura, e infine il mixer audio, che è letteralmente l'audio che andiamo a inserire all'interno del nostro video. Vedete che in questo caso la barretta del microfono va avanti e indietro perché io sto parlando e il microfono lo prende. Andiamo quindi nelle impostazioni e partiamo da quelle generali, dove non ci sono delle modifiche particolari da fare o cose urgenti, quindi lascio esplorare a voi. Naturalmente scegliete la lingua e impostatela sulla base della vostra preferenza. Per quanto riguarda le dirette, andiamo a selezionare il servizio tramite il quale vogliamo fare la diretta eventuale. Quello di default è Twitch, in questo caso faremo una prova con YouTube, ma vi dico che è assolutamente indifferente. L'utilizzo funziona uguale per tutte le piattaforme, almeno le principali, YouTube, Twitch, Facebook. Il modo in cui si fa la diretta è sempre lo stesso, perlomeno lato OBS Studio. Andiamo a selezionare l'uscita e andiamo a complicarci leggermente la vita cambiando da modalità semplice a modalità avanzata, in modo da avere qualche piccola impostazione in più. Tutte queste cose le trovate nel dettaglio nei miei video, quindi andate nel canale, anche sulle prestazioni, che è quello che adesso andremo a regolare, c'è un video apposito, per cui ribadisco, se volete approfondire trovate tutto nei meandri del mio canale YouTube. Andiamo a cambiare la codifica mettendo Quick Sync H264, velocità in bit lasciamo 2500, si potrebbe fare qualcosa in più se abbiamo una buona connessione. Andiamo a scegliere dove ci va a mettere i video, in questo caso non voglio metterli nella cartella video, ma voglio metterli sul desktop, quindi li produrrà direttamente sul desktop. Ci assicuriamo che il formato di registrazione sia MKV e che tutte le tracce audio siano selezionate in modo da poter lavorare anche multitraccia. Anche su questo c'è un video apposito. Audio direi che va bene così, buffer di replay non ci interessa. Nella scheda audio ci assicuriamo che l'audio del desktop e il microfono siano selezionati in maniera corretta. Nella maggior parte dei casi predefinito va bene, ma in questo caso io che ho molti microfoni da selezionare vado a scegliere quello della mia webcam, della mia Logitech C920 come microfono principale nel quale parlare, mentre come audio del desktop, se voglio riprodurre l'audio del desktop, lascio come predefinito. Se avete un Mac non è così scontato andare a selezionare l'audio del desktop, ma dovrete usare i cavi audio virtuali come Soundflower o Black Hole, credo che si chiami. Anche per questa cosa trovate il video cavi audio virtuali.
Nel dispositivo di monitoraggio andiamo a selezionare tramite quale dispositivo io voglio ascoltare l'audio di OBS Studio. Eventualmente vado a selezionare in questo caso gli altoparlanti e non il dispositivo predefinito. Andiamo in video e seleziono la risoluzione, sia quella di base, in questo caso facciamo 1920x1080, che è quella effettiva a cui verrà registrato il video. Nel caso del mio computer scelgo una risoluzione un pochino più bassa, perché non è un computer dalle buone prestazioni, e allora è meglio diminuire un pochino. Frame per secondo va benissimo 30, mettere 60 è troppo, nel mio caso rischierebbe di oberare la CPU, mettere di meno rischia di diventare un po' scattoso il video, quindi 30 va benissimo. Nel caso in cui lo desideri posso selezionare delle scorciatoie da tastiera, che sono molto comode, che vi suggerisco di utilizzare, e nella scheda avanzate non abbiamo molto da scegliere. A questo punto qui a sinistra andiamo a scegliere le scene che vogliamo inquadrare letteralmente nel nostro video. In particolare io voglio una scena con il mio bellissimo faccione, poi voglio una scena con lo schermo, e poi voglio una scena con schermo più faccione. A questo punto seleziono la scena faccione e nelle fonti, con un più, vado a scegliere dispositivo di cattura video, che non è altro che la webcam. Lo chiamo webcam, è sempre meglio essere ordinati in OBS Studio, clicco su OK, vado a selezionare la webcam che preferisco, vado eventualmente anche a configurare il video. In questo caso non facciamolo per non complicare troppo le cose, potrei configurare proprio tutte le impostazioni della webcam, altro video che trovate sul canale, clicchiamo su OK e andiamo a sistemarne la dimensione, in particolare, ecco qua, facciamo in modo che riempia tutto lo schermo. Nel momento in cui ho finito di sistemarne la dimensione, vado a bloccarla in modo che non possa cliccare e fare degli errori, spostarla accidentalmente. Nel caso dell'audio che trovo qui adesso, chiamato come webcam, lo muto, tasto destro, nascondi, così non ci disturba e rimangono gli audio che abbiamo già definito nel nostro mixer. Vado a selezionare la scena schermo, aggiungo una fonte e in questo caso vado a catturare lo schermo. Non mi dite, io vedo lo schermo nero, che cosa succede? Perché anche su questo c'è un video nel canale, schermo nero in OBS Studio. Vado a selezionare lo schermo nel caso in cui ne abbia più di uno, clicco su OK. Ecco qua il mio schermo, voilà, lo vado a bloccare. L'effetto matrioska è normale perché io ora sto inquadrando lo schermo all'interno del quale c'è OBS Studio, all'interno del quale c'è OBS Studio, all'interno del quale c'è OBS Studio, tutto regolare. In schermo più faccione non vado più a prendere a catturare lo schermo, a prendere un dispositivo di cattura video, ma vado a catturare una scena. In particolare catturo la scena schermo e voilà, e poi vado a catturare un'altra scena, che è quella faccione. Voilà! Peccato che la scena faccione io debba leggermente rimpicciolirla e metterla in un angolino. E in questa maniera io posso prendere il faccione, posso prendere lo schermo, posso prendere lo schermo più faccione. Quando sono pronto, avvio la registrazione ed ecco che io sto registrando il mio bel video. Me lo trovo già qui sul desktop. Cambio, 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 cambio. Ovviamente posso usare anche le scorciatoie da tastiera. Quando ho finito di registrare, termino la registrazione e quindi questo file MKV, che non è un formato molto comodo da condividere, vado a convertirlo con File, converti le registrazioni. Seleziono, vado a selezionare il mio file, apro, converti. Ed ecco qua che la mia registrazione è stata convertita in MP4 e questo qua è il mio meraviglioso video registrato. E voilà, io sto registrando. Ho ancora 30 secondi per andare a farvi vedere come si fa ad andare in diretta. Vado su YouTube, la stessa procedura la utilizzate per le altre piattaforme, trasmetti dal vivo. Tutto quello che sto cercando è una chiave streaming. Nel caso di YouTube vado a prenderla cliccando su stream, dando un titolo alla mia diretta, chiamiamola test. Creo stream,
e YouTube mi darà questa, che adesso io non vi mostro con l'occhietto, che è la chiave di streaming che io devo copiare, cliccando su copia, e poi andare in OBS Studio, in impostazioni, dirette, seleziono YouTube e incollo qui dentro la chiave di streaming. E voilà, ecco fatto. Clicco su OK, avvio la diretta, cosa che adesso non faccio per evitare di andare in diretta, forse posso farlo perché questa diretta è una diretta privata, vediamo un attimo se riesco a vederlo. No, non riesco a trovare dove ho impostato questa cosa, quindi non facciamolo per evitare di sbagliare. No, non riesco a trovarlo. Insomma, nel momento in cui... ricarichiamo. Questa cosa mi sta facendo perdere tempo prezioso. Nel momento in cui io sono pronto, cliccherò su Trasmetti dal vivo e in OBS Studio vado a cliccare su Avvia la diretta. Ed ecco che sarò in diretta grazie al mio OBS Studio. Dai, direi che ci abbiamo messo 12 minuti. Io vi ringrazio, se avete qualsiasi domanda scrivetela nei commenti, non posso rispondere a tutte, ma alle più importanti sì, magari con un video apposito. Iscrivetevi al canale, venitemi a trovare su Telegram e valutate l'opzione finanziamento su Patreon. Un super abbraccione e un ringraziamento.